comincia il periodo natalizio, c'è tanta gente in città, c'è un clima molto positivo, c'è anche un clima di festa. Io ricordo sempre che deve essere una festa di ottimismo e di speranza, anche di sobrietà, perché dobbiamo sempre pensare a chi soffre e chi sta in difficoltà. Però penso che ci meritiamo un po' di ottimismo e un po' di futuro dopo tanti anni di difficoltà. Ci vuole anche speranza, ovviamente. Oggi è anche una giornata di fede e quindi è importante questa Immacolata che tradizionalmente fa partire i festeggiamenti natalizi a Napoli. Si uniscono i sensi religiosi e civili nell'affidamento alla Madonna, una tradizione e una serie di gesti significativi che culminano con la deposizione dei fiori del comune di Napoli ai piedi e fra le braccia della Madonna sulla guglia dell'Immacolata, l'obelisco barocco in Piazza del Gesù Nuovo, settecentesco e ultimo in ordine cronologico dei tre grandi obelischi di Napoli con San Gennaro e San Domenico. Come ogni anno, l'operazione viene compiuta dai vigili del fuoco, dopo l'omelia dell'arcivescovo. Siamo riusciti a ritornare qua davanti a tutta la popolazione di Napoli. Negli anni passati non abbiamo mai abbandonato ovviamente questa attività e questo regalo che vogliamo fare alla nostra Madonna qui a Piazza del Gesù. Quest'anno l'abbiamo rifatto davanti a tutti. Negli anni scorsi alle 6 di mattina venivamo e non c'era nessuno. Adesso finalmente siamo riusciti a farlo insieme a tutti quanti. Tantissimi cittadini e turisti che in questo primo giorno di Ponte dell'Immacolata hanno affollato il centro storico e hanno potuto assistere alla tradizionale deposizione dei fiori, un vero e proprio boom che mette al centro il tema del turismo. Sì, c'è tanta voglia di festa, tanta voglia di Napoli, e questo sicuramente è un messaggio positivo perché significa anche lavoro per tanti operatori, economia per la nostra città. Quindi noi dobbiamo essere in grado di dare anche delle risposte di qualità come servizi per i turisti che vengono in città. Noi stiamo lavorando tanto in questa direzione e progressivamente miglioreremo sempre. Noi stiamo facendo un grande lavoro per sostenere le nostre istituzioni culturali, perché questo è fondamentale non solo dal punto di vista proprio di quello che è la crescita delle nostre comunità, ma anche perché le istituzioni culturali sono anche un grande volano turistico. Se ci sono milioni di persone che vengono a Napoli e vengono in Campania, uno dei grandi attrattori, forse l'attrattore principale, sono proprio le istituzioni culturali. Quindi noi le dobbiamo valorizzare perché è un investimento che viene fatto, perché poi questo significa economia e ritorno, quindi lavoro. Entrate, quindi entrate per tutti, quindi entrate sulle tasse, entrate sull'IVA, quindi su questo bisogna essere molto attenti, perché ovviamente poi Napoli è il grande motore di questo boom turistico
della regione, quindi noi nel motore dobbiamo mettere la benzina.